E anche oggi siamo pronti con le nostre ricette dedicate a voi che ci seguite tutti i giorni. E anche oggi il nostro chef è il simpaticissimo nonché talentuoso Alessandro De Antonis del ristorante Cipria di Mare di Martinsicuro. Ciao Jennifer. Allora, oggi farai un piatto con uno dei pesci che io amo di più in assoluto, che è il polpo, che trovo veramente un prodotto versatile. Buono, gustoso. E anche di gran moda in questo momento. Sì, è vero, di gran moda, però a me è sempre piaciuto, a prescindere dalle anche mode. Anche a me, però oggi lo interpretano tutti, no? E quindi bisogna farlo. Però devo dire una cosa, è che comunque, secondo me, per uno chef è un prodotto davvero interessante, perché è molto versatile, si presta veramente ad essere lavorato e proposto in tanti modi, secondo sì, me. Sì, si può abbinare con molta facilità a tanti sì. altri ingredienti, quindi dai legumi ai tuberi, ecco, si può divertire. È risaputo che il polpo ha una cottura veramente molto molto lunga, bisogna avere tanta pazienza, sono curiosa punto, di sapere come lo cucini tu. A questo punto, ecco, questa è una cosa importante. Generalmente adesso la tendenza è quella di metterlo sotto vuoto, cucinarlo a 70 gradi sì. per un'eternità di ore con un roller, con un attrezzo apposito. Sì. Io l'ho fatto per tanto tempo, sono arrivato al punto di voler tornare indietro. Alla pentola a pressione? No, alla pentola proprio. La pentola? Aperta, normalissima. Ok. Insomma, sono tornato alla cottura che fa mia madre. Dai. Sì, sì, perché un po' mi ha annoiato questo fatto che le consistenze sono un po' tutte uguali, no? Omologate, sì, è vero. Quindi io bastion contrario, per dispetto la voglio fare così. L'anima rock. Allora. Quindi ho fatto una cottura sul polpo classica, cioè sì. abbiamo preso il polpo pulito. Ok. In questo caso si tratta di un polpo nostrano verace, pescato proprio qua a Martinsicuro. Il segreto non è tanto quello di sbatterlo, arricciarlo. Cioè, che poi veramente quando si sbatte a me è un po' inquietante quella cosa. No, vabbè, si può anche fare, però dico quello che faccio io quando sono soprattutto di grande pezzatura. Sì, che gli basta, fai? Basta tenerli in frigorifero 2 giorni, quindi togliamo la sacca, puliamo. Dai. E facciamo una specie di frollatura. E okay. questo renderà il polpo molto tenero e aumenterà Dai. Anche il suo gusto, tra l'altro. Ok, buono sapersi, non lo sapevo. Certo, nel frigo di casa un polpo a 3 kg, 2 giorni. Vabbè, però dai, d'estate. Cioè, mangi l'anguria che saprà di polpo, però. Noi abruzzesi d'estate abbiamo tutti un secondo frigo per la birra, per il cocomero. Esatto, quindi ci mettiamo anche il polpo e siamo via. Al completo. E si fa una frollatura. Per quanto tempo l'hai fatto cuocere? Circa 50 minuti. No, quindi... è poco. Sì, 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 perché poi la cottura la finiamo in padella, adesso vedrete. E nella pentola quindi... a pressione? Dimezziamo i tempi. Si dimezza sempre il tempo. Lì la cosa importante è mettere una quantità di acqua, sì, perché si può creare un problema. E poi su un polpo di questa grande pezzatura ci vuole una pentola a pressione di proporzioni sì, gulliveriana. Ottimo, Ale, sei troppo simpatico, troppo troppo. Allora, abbiamo chiacchierato, nel frattempo la nostra pentola è diventata bella rovente come piace a noi. Ok, quindi il polpo che abbiamo presentemente bollito. Andiamo ad arrostire, per fare quella crosticina che tanto ci sì. piace. E infatti conserviamo anche la pelle. Che non va mai tolta. Io odio quando si toglie la pelle allora, ad ogni tipo di mollusco. Ci sono due scuole di pensiero, nel senso che nel mezzogiorno italiano, sì. Quindi soprattutto in Puglia, si usa... La pelle va tenuta. A me piace, da sapore, a colore. A certe altre latitudini, diciamo così, l'usanza è quella di toglierla. A me piace. Cambiano anche un po' le consistenze. Cioè, tipicamente al sud si lascia sempre un po' più sodo, un po' più duro. Ok. Però devo dire una cosa, ti faccio l'esempio anche dei calamari. Quando andiamo a togliere la pelle, togliamo anche tanto sapore, non è solo una questione di colore. E poi è talmente impercettibile, non è che ha una consistenza no, fastidiosa. Allora, il polpo, chiaramente se questo è appena bollito, davvero? È un po' gelatinosa. Però ripiastrandolo in questa maniera, questa crosta diventa un valore aggiunto. Esatto, esatto. Sì. Sono d'accordissimo. Sono proprio d'accordo. Poi ecco, non dimentichiamo anche l'acqua del polpo con la quale si può fare anche una maionese per il suo potere gelificante. Sì, l'ho fatta anch'io a casa, in mille modi. È veramente facile. Anzi, l'ho fatta con dei moscardini, non con il polpo. Non bene anche. Ed è venuta bene uguale. Allora, qui abbiamo fatto una carota. Questa è carota gialla. Sì. Tagliata con un po' di pastinaca. Non uso solo pastinaca, che è un grandissimo prodotto, perché
un sapore terroso molto intenso. Ok, ma quindi che ne abbiamo fatto la carota lessata? Non è stata lessata, anche qui io mi piace molto la cottura degli ortaggi sotto sale. Ah, ma sai che devo, mi ha incuriosito questa cosa. Sì, perché così non si aggiunge null'altro, si lascia il sapore autentico del prodotto. Cioè, ha senso comprare un grande prodotto per poi valorizzarlo. Certo, è vero, se lo stravolgiamo con la cottura, ma infatti le tecniche di cottura sono importantissime, perché anche un grande prodotto di una grande qualità poi può diventare indigesto o comunque non gradevole perché magari non è stato cucinato nel giusto modo. Quindi comunque le tecniche di cottura sono importanti e noi, grazie ai nostri chef, non temiamo nulla perché ce le raccontano tutte, ce le dicono tutte, non sono gelosi, vero chef? Oddio, proprio vero non è, però... Tu no! Sì, dai, diciamo che cerco oggi la comunicazione alla base di qualsiasi lavoro, no? Che poi sostanzialmente i nostri telespettatori non sono dei competitor, ma sono dei grandi appassionati, perché è bello anche cucinare solo per passione. Assolutamente. Forse è anche la cosa più bella. Ma si può cucinare solo per passione, non c'è un altro motivo per farlo. È vero, anche perché il vostro è un lavoro talmente tanto impegnativo. È una vita, cioè è una scelta di vita, non è un lavoro. È una missione. Ok, allora, carota gialla, il polpo arrostito. Questo è pane carasau, giusto? Una specie, sì, lo realizziamo nella nostra cucina con acqua e farina, steso sottilmente. È simile, a me piace quel pane sardo, mi piace tantissimo. Sono germogli d'aglio. Sì, che sono buonissimi. Se li mangiate hanno proprio il sapore dell'aglio, ma leggero. Sì, e soprattutto è digeribile. Esatto, è molto molto, sono molto aromatici. Poi? Allora, poi andiamo con questa una scalza, una crema di basilico. Che eleganza, chef. Ah, che bello questo piatto. E andiamo a finire con una piccola stregoneria. Che cos'è? È un caviale di olio al peperoncino. Tremate, perché... tremate, le streghe sono tornate. Perché a me il piccante piace, qui su questo piatto è una nota che... A me non piace il caviale, ma il peperoncino sì. È una nota che sta molto bene, però che non, è un ingrediente democratico il peperoncino. Comunque devo dire che tu con le gelatine ci sai proprio fare, ti piace proprio, non è la prima volta che me le utilizzi. Mi piacciono le consistenze diverse, mi piace la masticabilità complessa. Sì. Mazza, che bel piatto, Alessandro. A posto. Complimenti, Anima Rock. Grazie. Per questo piatto bellissimo, bello e anche semplice, perché la semplicità a volte veramente è la strada migliore da percorrere. Bisogna arrivare al centro del gusto, la mia ricerca è rivolta a questo. Allora Alessandro, io ti ringrazio per queste puntate che abbiamo fatto insieme e vi anticipo anche che Alessandro tornerà con noi a settembre con le nuove puntate di Chef in Cucina e continuerà a deliziare i nostri occhi e anche il nostro palato con i suoi piatti. Grazie, grazie Alessandro, a presto. E grazie a voi, ci vediamo domani.